4 anni e mezzo fa scrisse un reportage sulla criminalità presente sul litorale di Ostia e da allora è costretta a vivere sotto scorta. Federica Angeli depone come testimone nel processo contro Armando Spada. Il membro dell'omonimo clan aveva minacciato la cronista di spararle in testa se avesse scritto un articolo su di lui e lei, nonostante la paura, ha scritto di quella che già allora appariva essere un'organizzazione mafiosa. Un sit-in vuole mostrare il sostegno di colleghi e persone comuni per la giornalista, una presenza che vuol dire tantissimo per chi ha iniziato questa battaglia. Oggi finalmente sarà spiegato in un'aula. L'ho pagata con la mia libertà personale, ma oggi è giusto essere qui. Direi basta, magari dopo. La stampa è con te. Grazie, sono contenta. È importante che la FNSI, l'ordine, siano qui. Tutti i cittadini, ne vedo tantissimi, è veramente un momento importante perché in quell'aula ci siamo tutti noi. Doveroso per le associazioni della stampa mostrare il proprio sostegno in un momento così cruciale. La voce in questo caso di Federica Angeli è la voce di tutti coloro i quali in questi anni si sono opposti al malaffare mafioso e corruttivo sul litorale. E se oggi c'è Federica Angeli, Sandro Ruotolo, Paolo Borrometti, siamo 19 a essere protetti dallo Stato, e perché altri giornalisti non fanno quello che dovrebbero fare. Quindi paura, ma anche per delle direzioni dei giornali, per gli editori che non vogliono disturbare il manovratore. Ancora molto rimane da fare, sono passati 5 anni da quel giorno del 2013, ma Ostia poco è cambiato. Qualche mese fa il reporter Daniele Piervincenzi è stato preso a testate da un altro membro della famiglia Spada, Roberto, anch'esso membro di quel clan mafioso che fa ancora il bello e cattivo tempo sul litorale.